17° trofeo Algeria, 12° Memorial Sergio Paesotto, benvenuti a Lungavilla con Pavia 1 TV e Lombardia Live 24. Vi raccontiamo la cronaca di questi ragazzi che tornano dopo 2 anni di pandemia e anche altri anni, perché è da 2018 che qui non si svolgeva una gara ciclistica e quindi è una grande festa, ricordando però anche le vittime delle Marche. Infatti all'inizio, in apertura di gara, c'è stato un minuto di silenzio per tutti coloro che purtroppo hanno perso la vita in questa tragica calamità. La squadra dell'Ossona è stata la grande protagonista di questa edizione, seguita dalla Via Tegrasso, da Upo al Pedale Lungavilla, dalla Scuola di Ciclismo al Branco e da Team Più Sport Levante. La gara è stata aperta da un simpatico giro delle mamme dei giovani atleti che si sono messe in gioco in un clima di feste e di sano agonismo con i loro figli. A seguire il giro dei G0, i bambini più piccoli, e poi la gara vera e propria. Alla fine ecco i vincitori delle varie classifiche, partendo da quelle femminili: Giulia Maiocchi, Upo al Pedale Lungavilla nella G1, Selene Sforzini e Giorgia Mancuso, Upo al Pedale Lungavilla, prima e seconda nella G3, Greta Rossi, il Branco, e Maria Arcorace, Upo al Pedale Lungavilla, prima e seconda nella G4, Sara Della Torre a Vietegrasso e Virginia Rossi, Upo al Pedale Lungavilla, prima e seconda nella G6. Per le categorie maschili, nella G1 primi 3 piazzamenti per Alessandro Piazzotti a Vietegrasso, Riccardo Mucciarelli, Ossona, Luca Tamburini a Vietegrasso. Nella G2 per Daniele Di Paolo, Ossona, Mattia Pastorelli, Upo al Pedale Lungavilla, Edoardo Pucci, Ossona. Nella G3 per Leonardo Garavaglia, Ossona, Gabriele Rizzi, Ossona, Matteo Lombardo, il Branco. Nella G4 per Riccardo Ranzini, Ossona, Andrea Mucciarelli, Ossona, Giacomo Filippo Romano a Vietegrasso. Nella G5 per Alessio Di Cozzelli a Vietegrasso, Federico Camerini, Upo al Pedale Lungavilla, Edward Antonio Buccovenu, Upo al Pedale Lungavilla. Nella G6 per Lorenzo De Vecchia a Vietegrasso, Luca Banfi, Ossona, e Giacomo Balduzzi, Ossona. Erano previsti premi per i primi 5 classificati delle categorie maschili e le prime 3 classificate delle categorie femminili, oltre a trofei per le prime 3 squadre classificate. Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco di Lungavilla, Carla Beccaria, con parte della giunta del Consiglio Comunale, oltre a Davide e Sara Paesotto, figlio e nipote di Sergio Paesotto, a cui è stato dedicato questo memorial. Presidente della giuria tecnica Mauro Vecchio, giudice d'arrivo Patrizia Sarolli della Federazione Ciclistica Provinciale, staffetta tecnica a cura di Claudio Buggeri e Matteo Cecchetto, assistenza sanitaria di Croce Rossa Castetto. A organizzare il tutto ci ha pensato Upo al Pedale Lungavilla con il presidente Angelo Bianchi, il vicepresidente Don Cesare De Paoli, il segretario Andrea Milanesi e l'allenatore Riccardo Terzaghi con la figlia Melissa, oltre a tutto lo staff di collaboratori. Angelo Bianchi, presidente, e Riccardo Terzaghi, l'allenatore di Upo al Pedale Lungavilla. Allora, si è tornati a fare finalmente una gara ciclistica anche a Lungavilla dopo tanto tempo. Sì, è stata una gara per noi molto sentita e ha sempre avuto un buon successo. Quest'anno le squadre partecipanti sono state tante, però i ragazzi sono stati più avuti, sono stati a fare. Il tempo è stato anche clemente. Il tempo è stato bello. Allora, Riccardo, hai seguito fin dall'inizio questi ragazzi e quindi è un po' la fine di stagione. Bilancio direi positivo. Sì, abbiamo fatto un bilancio positivo. Abbiamo due primi posti, due secondi, e questo c'è un ragazzino che ci sono due ragazzini che vanno molto bene. Tutti i ragazzini hanno nell'arco della stagione hanno migliorato, e quella è la cosa più importante. E il gruppo si sta formando molto bene, i ragazzi sono molto legati tra di loro e anche i genitori, che questa è la cosa più importante di una società. Ricordiamo gli allenamenti che si svolgono sempre e qui a Lungavilla e poi al motodromo di Castelletto di Branduzzo. Gli allenamenti su strada, con la bicicletta da strada, a Castelletto, al motodromo, e al martedì, negli orari dalle 6 fino alle 8, e poi la mountain bike la facciamo al Parco Palustre.
Quindi diamo già anche l'appuntamento per la prossima stagione, andate sulle pagine Facebook e Instagram di Ufo il Pedale Lunga Vita, perché cercate ovviamente sempre giovanissimi, ma non solo. Ci sono i giovanissimi, abbiamo gli esordienti, quest'anno avevamo un allievo che purtroppo un altro anno dovremo perdere perché diventa juniores, e speriamo che ci siano altri ragazzini che si aggiungeranno a loro, agli altri. Ora l'appuntamento per il settembre 2023 per la 21esima edizione di questo Trofeo Algeria. Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per chi volesse iscrivere i propri bambini agli allenamenti e alle gare della prossima stagione di UPOL. Bisogna chiamare il 339-455-7100, la segreteria dell'associazione, o scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it. Sulla pagina Facebook e Instagram di UPOL troverete tutti gli aggiornamenti. E con le premiazioni dei ragazzi vincitori di questo 20esimo Trofeo Algeria, 12esimo Memoria Sergio Paesotto, chiudiamo qui il nostro servizio da Lungavilla. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito con Paviano TV e Lombardia Live 24. Appuntamento ai nostri prossimi notiziari, ai nostri prossimi servizi sportivi.